È il faro della speranza e luce nel buio della tempesta. E Maria, che stringendo al petto la croce, simbolo di quel cammino di rinascita dopo la morte, avanza nelle intemperie. E Canosa di Puglia, per la Madonna dell'Alto Mare, nutre una profonda venerazione, perché nel paese, a nord di Bari, l'origine della devozione per la Vergine posata su una barca si perde nel tempo. Fonti storiche raccontano che un bimbo, sfuggito al controllo dei genitori, finì in un pozzo e lì, nella profonda oscurità dell'acqua, lasciò la sua vita e i suoi sogni. Da allora un'immagine della Vergine è posta a protezione dei bisogni spirituali. La processione è sentita nella comunità, che addobba balconi e finestre con drappi azzurri come il mare. Il simulacro della Madonna è fatto sfilare per le strade, preceduta dai bambini che alla vigilia dei festeggiamenti vengono affidati a lei. Noi curiamo questa partecipazione dei bambini, dei ragazzi del catechismo, ma poi anche aperto anche alla presenza di altri bambini, altri ragazzi, in modo particolare anche delle mamme con i loro bimbi, proprio per far crescere questa esperienza mistica, spirituale, che Maria è nostra madre nella vita nuova dello spirito e quindi che sostiene, accompagna, incoraggia, ma soprattutto si presenta come il vero modello di come accogliere, amare e servire il Cristo. La Madonna dell'Alto Mare ricorda che nessuno è solo nella navigazione della vita, che le tempeste arrivano per essere attraversate e superate con l'aiuto di Maria, che illumina i cuori, specie nei momenti più complicati. Alle volte questo mare, come in questo momento, è un po' in agitazione per tante forze egoistiche e soprattutto di grande indifferenza alla presenza e alla proposta d'amore che la Chiesa offre attraverso il Vangelo. E allora diventa Maria, comunque sorella in umanità, anche un punto di riferimento per il cammino di speranza.